un contesto economico difficile che costringe gli enti locali a politiche di razionalizzazione e contenimento dei costi, bisogna puntare su azioni in grado di attrarre investimenti. Sul tema il Comune di Napoli promuove a Castel dell'Ovo un convegno per illustrare le attività programmate ed aprire un confronto sulle politiche di sviluppo territoriale. Usare bene e in modo intelligente le risorse che il Governo e l'Unione Europea mettono a disposizione per il nostro territorio. Significa puntare sull'innovazione trasferibile, ovvero non un progetto che nasce e finisce se ci sono le risorse, ma un progetto che nasce con le risorse e che si amplifica col territorio, facendo dello sviluppo una scelta di merito. Tra i servizi di qualità offerti ai cittadini, l'implementazione di strumenti innovativi come il SUAP online, che testimonia l'importanza che gli enti locali, a partire dal Comune, attribuiscono al rapporto con gli investitori e gli altri attori dello sviluppo economico. Che il problema che avvertono gli investitori, che avverte chi ha un'azienda nel nostro territorio e vuole reinvestire, non sono i contratti, i rapporti sindacali, i rapporti di lavoro o d'altro, ma sono i tempi della burocrazia, l'incertezza, tempi che in altri paesi richiedono 5 giorni, 20 giorni, 25 giorni, nel nostro paese tutto richiedono spesso mesi e mesi. Quindi abbiamo messo a confronto una nostra esperienza che già si sta misurando da un anno e mezzo con la riduzione dei tempi, per amplificare le decisioni, coinvolgere l'insieme del territorio, metterci a confronto con altri comuni, sapendo che la semplificazione delle procedure è un assetto strategico per una politica degli investimenti.